Rieccoci. Rieccoci amici per il secondo tempo di questa amichevole tra il Novara e l'Antoniana. Attenzione Megazzini, subito il cross pericoloso, palla che passa davanti a tutti, nessuno la tocca, fallo laterale. Ci sono stati sicuramente dei cambi, Iuri, cambiato il portiere, in porta Cercaci. Difesa rimasta uguale perché ricordiamo che Raiola reduce da una vacanza a premio. Produzione. non è al meglio. E quindi difesa difesa difensiva solita. Gurzi, attenzione! Attenzione, mamma Giada ha un sussulto, ma il portiere para. Tiro da lontano di Gurzi. È entrato Lecischi, è entrato Saporito. Vedo sulla fascia destra Vitale, giusto? Vitale a sinistra, che a sinistra c'è già Quinto, sì. E poi è entrato Di Gioia con Megazzini in attacco. Sapo fermato, interviene Vitale, Lorenzo, palla per Megazzini, 1-2, si accentra Vitale, cerca il tiro, para il portiere. Rilancia lungo la difesa, Bonetti difende, palla sul fondo. Sapo gioca per Daniel Giaquinta che avanza sulla fascia sinistra, ancora Giaquinta, palla per Saporito cerca Lecischi, non lo trova, ancora riprende la palla Digio che va al tiro, Megazzini, palla alta. Molto caldo quest'oggi a Foso, Iuri, ci siamo dovuti rinfrescare con un po' di ghiaccio e acqua sui polsi e sul collo. Ma superatori sono vietati qua in Cuba. È vero. Si controlla tutto, c'è un controllo qualità da parte di Giada. Tampone. Lecischi per Bonetti, si è abbassato Lecischi a prendere palla e avanziamo con Saporito Di Gioia Saporito, palla lungolinea un po' lunga sul fondo, ricordiamo Iuri, questa sera serata di gala per i nostri ragazzi, fine stagione. Per i nostri ragazzi che finalmente siamo arrivati. Stasera grande serata Villa Cortese. Pagata da Mirko. A fare gli onori di casa il signor Perina Mirko con moglie. Ringraziamo dal vivo. Ci saranno premiazioni per tutti. Megazzini e spinge ancora la difesa antoniana, però giochiamo ancora noi con Di Gioia. Di Gioia solo, però si gira, punta l'uomo, 1-2, Megazzini, palla per Vitale sul destro, rientra sul sinistro, la mette in mezzo, bella, per Bonetti, attenzione, Bonetti spaccata, traversa di Bonetti, Lecischi, prova lui, vediamo, si alza la palla sul sinistro, palla sul fondo.
traversa di Bonetti, cerca anche lui la via del gol quest'oggi. Digio per Lecischi, vediamo Megazzini col destro, già il gol. Grande Franci. Gol del 5-0, Francesco Megazzini su assist di Lecischi. Urzi di testa, già quinta, punto l'uomo, stringe in mezzo, Lecischi ha un po' di spazio, carica il destro, alta, palla sul fondo. Mister Ieraci consiglia di far gol. È un consiglio, vediamo se... Ancora Lecischi, vediamo se è consiglio. Eccolo qui, è consiglio, ha seguito giusto la lettera, il consiglio, e c'è il destro, il 6-0. Luca Lecischi, un saluto a mamma Elena, che ci vede da casa, ricordiamo, ha voluto il cane, quindi deve stare a casa a accudire il cane. Lava, asciuga, cacca, pipì, Yuri. No, per primo, quando arrivo io sono lì. Vai Diego! Burzi di testa, senza paura. Bonetti. Sì, arriva sempre lui. Carmine, no, che è Daniel, già quinto sulla palle. Carmine e papà, è vero. Un saluto anche a mamma Mattea. Ricordiamo Carmine sotto il gazebo con la combricola a stappare. Nel zona VIP. Zona VIP quest'oggi per Carmine. Tu hai portato imprenditore, molto imprenditore novarese. Eh sì, lì sono tutti imprenditori di gioia, c'è Caci, Ferro. Della nostra squadra, ragazzi. Va bene. Vai. Una nota pubblicitaria, chi vuole aderire ai posti sotto gazebo, rivolgersi a Di Gioia. Di Gioia. Che allieta tutti i commensali sotto il gazebo. Si sgancia già quinta, palla però un po' corta. Adesso parte il 7, ma attenzione, ancora il 7, 3 contro 1 e c'è il palo. 3 contro 1. Caci c'era quasi arrivato. Sì, però se la passava in mezzo ce n'erano due suoi compagni liberi in aria da soli, perché Gurzi si era sganciato a chiudere. Di Gioia col sinistro, palla fuori. Azione, sì. Quest'oggi in tribuna abbiamo anche Aurelio Raiola a guardare i ragazzi e a soffrire con noi. Dall'anno prossimo vediamo Sky. Attenzione, Lecischi si presenta al tiro, c'è il gol, doppietta anche per Lecischi col suo destro al formicotone, in sacca alle spalle del portiere, e siamo 6? 7-0, 7 bello di Lecischi. Io vi volevo portare qua, non volevate, perciò ragazzi, attaccavate. Siamo 7-0 quest'oggi per il momento.
Vitale, Vitale, palla sempre un po' corta per Giaquinto, perché il movimento lo fa giusto, ma non viene servito sulla corsa, e lui ne ha di corsa a differenza del padre. Sapo, eccolo qui, servito sulla corsa per Giaquinto, che corre come una gazzella su quella fascia, stringe in mezzo, palla per Di Gioia, Le Cischi, ancora Di Gioia al tiro, e c'è il gol, di Di Gioia. Anche Digio scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori. 8-0. Vediamo papà Di Gioia che stappa per festeggiare il gol del figlio, l'ennesima bottiglia, questa volta con Sciabola addirittura. Gurzi alza la testa, vede Giaquinto che si sgancia, vediamo se gli arriva la palla, eccolo lì, la prende, sì la prende, lotta con il numero 4 e guadagna un calcio d'angolo. No, rimessa da fondo. Attenzione, riparte in contropiede però l'Antoniana. Attenzione, numero 2 si presenta da solo davanti a Caci e Gurzi sulla linea. Prima Caci, il portiere, Gurzi sulla linea. Esulta anche papà Caci che stappa a sua volta l'ennesima bottiglia. Questa volta va di martello addirittura. La spacca. Da segnalare il ragazzo dell'Antoniana numero 7 che ha fatto veramente bel gioco questa volta. No, era il 2. Il 2, questo qua? Il 2 ha fatto l'azione d'attacco. Di Gioia, Megazzini rientra sul sinistro, il tiro para il portiere. Il nostro lavoro non è semplice, dobbiamo segnalare anche ai ragazzi dall'altra squadra, magari. Sì. I nostri osservatori avranno un occhio. Dietro Sapo, sostegno! Controllo il gioco! Indicazioni di mister Ieraci, preoccupato per questa partita. Attenzione, Le Cischi! Traversa scheggiata da Le Cischi, che non vuole essere da meno da Ghiotto e Bonetti, anche lui prende la traversa. Vitale, fermato. Non si alzava neanche. Ringraziamo mamma Lorenzo. Vitale col suo sinistro magico, palla per Saporito, Bonetti, bello, Saporito col sinistro, palla sul fondo, bella azione. Girano bella la palla, no? Perché sì. Poi permettono anche girare, sì. Perché se troviamo una squadra che gioca magari più veloce, tipo Monza, dobbiamo fare più fatica. Però un bel test comunque. Sì, dai, si stanno divertendo. Lancio lungo dell'Antoniana direttamente in fallo laterale. Secondo me questi test servono per questo. Un po' a capire, ascoltare anche. Sì, bisogna giocare, fare le giocate anche che si provano in allenamento. E provare anche le cose difficili, insomma, serve anche per questo. Saporito, Megazzini la mette giù, la gioca su Giaquinto, Daniel si ferma, gira, ruota, Di Gioia fermato, lotta però Di Gioia, riprende la palla, Gurzi per Vitale,
Vitale, vitale, vitale, cerca il tiro ma non lo prova. Giaquinto, cross, respinge la difesa. Apriamo tutti gli spazi molto bene comunque questa volta, no? Antonio? Sì, 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 si stanno divertendo i nostri. Bonetti, Giaquinta. Saporito, Saporito, col sinistro Saporito, pare il portiere. Pare il portiere. Vitale, 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 salta l'uomo, cerca il tiro, palla sul fondo. Non c'è Alfredo? Dov'è? È in malattia, non parla. Come in malattia? La schiena ha detto alla gente che non può, faccio non si può vedere. Di chi è in malattia? Vai incontro, Diego, incontro, non te ne andare. Fallo laterale per i nostri, vitale. Lecischi, Luca Lecischi si gira, la gioca in mezzo su Saporito, un po' di spazio Saporito, ancora col sinistro, però riprende l'Antoniana, siamo un po' scoperti, Antonio Gurzi però recupera e serve Vitale, Vitale punta l'uomo, scivola, la riprende ancora lui. Ancora lui, Vitale, due contro di lui, la gioca dietro allora su Gurzi, Gurzi per Bonetti, avanza Bonetti, alza la testa Bonetti, vede Giaquinto, eccolo servito, servito, servito. Giaquinto, 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 palla ancora per Sapo, Sapo in mezzo, attenzione, c'è la deviazione di Gioia, contatto. Di Gioia, distinto, palla che colpisce il palo, danza sulla linea la palla ma non entra. Lecischi, scodella in mezzo, respinge la difesa, ancora Sapo, pare portiere, cerca il gol Sapo, Lecischi corre in mezzo. Gurzi, attenzione, la mamma impreca per questa azione del figlio. Palla sul fondo. Sapo. Giaquinta. 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 Palla sotto la suola. Poi cerca l'1-2. Esatto, sì. È vero. Ancora Giaquinto. 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 Palla in mezzo per Mega. Di piattone. Respinge con lo stinco il portiere. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo corto, Saporito, ma butta in mezzo. Gurzi, Gurzi, Gurzi col destro e c'è il gol! Antonio Gurzi. Applaude la mamma. Il figlio che manda segni di amore verso la tribuna. Rivolta alla mamma. E c'è il gol del 9-0. Azione di Antonio Gurzi che salta un uomo e col destro insacca le spalle del portiere Antoniana. Saporito cerca ancora Digio. Vitale, Lorenzo Vitale. Antonio, gira l'uomo Antonio Gurzi, cerca l'1-2. È un po' lunga però. Va il cross, no, la gioca ancora dietro su Lecischi che salta l'uomo. Lecischi, 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 palla in mezzo. Si salva la difesa questa volta.
Giaquinto, Giaquinto, va lui al tiro e c'è il gol di Giaquinto. Esulta il papà che sboccia anche lui. Sboccia Carmine Giaquinto, vediamolo, eccolo lì. Ennesima bottiglia anche per lui. Festeggia, festeggia, festeggia e finisce qui.